Una tragedia annunciata? Sicuramente sì. Ogni orso confidente diversa un orso, diventa un orso problematico e prima o poi fa una brutta fine, come in questo caso. Così Dario Febbo, già direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sulla morte del povero Juan Carrito. Mancano i dispositivi di sicurezza che tutelino soprattutto sulle strade gli animali selvatici, se pensiamo che il nostro è un patrimonio prezioso di cui l'orso, simbolo dell'Abruzzo, Juan Carrito, faceva parte. Piangiamo Juan Carrito, che era diventato una mascotte, però gli orsi sono animali selvatici e devono vivere nel loro ambiente naturale, che noi abbiamo terribilmente circondato, riduciamo sempre più i loro spazi, e per cui poi c'è l'elemento dell'orso che gira per paesi che molte volte fa questa fine, purtroppo. E molti si chiedono perché Juan Carrito non fosse ancora in letargo. È il letargo dei nostri orsi, un letargo molto, molto leggero. È un letargo che dipende anche molto dalla stagione, nel senso dalla temperatura che c'è, se ha fatto neve o non ha fatto neve. Una stagione mite porta gli orsi ad andare in letargo più tardi e a fare un letargo molto leggero. Tra l'altro dura pochi mesi il letargo dei nostri orsi, ma anche durante le stagioni fredde i maschi a volte escono dalle loro tane così per andare un po' in giro a procurarsi qualcosa. Juan Carrito si poteva salvare o no? È una domanda molto difficile. E il Parco d'Abruzzo ha fatto di tutto per salvare Juan Carrito, è stato messo un collare e già questo ha impedito che qualche malintenzionato potesse perseguitarlo, perché il collare, quando l'animale muore, dà il segnale di mortalità e quindi è facilmente raggiungibile. C'è inoltre un altro aspetto che Dario Febbo vuole sottolineare sugli orsi marsicani. Gli orsi sono sempre andati a bordo paese a mangiare le mele o le pere che erano coltivati, ma siccome non c'erano i social media, questo non faceva assolutamente notizia, nel senso che la notizia rimaneva nel paese. Ora invece, aggiunge, arrivano persone che devono a tutti i costi fotografare l'orso, quindi ci si avvicinano e gli danno oggettivamente fastidio. Gli animali selvatici sono selvatici, non sono peluche di orso né tantomeno sono i cani e i gatti che abbiamo in casa. Inoltre, così facendo, si potrebbe mettere a rischio anche la propria incolumità. Tornando alla prevenzione, lungo le strade ad esempio, cosa si può fare? Beh, per le strade si possono mettere avvisi lungo le strade a percorrenza veloce in corrispondenza degli attraversamenti e degli animali selvatici. Ciao Juan Carrito, eri uno di noi, abruzzese forte e gentile. Che la sua morte porti a una tutela seria degli animali selvatici e al buon senso dei cittadini.